E ci sarà un contributo video, lo anticipo già, così visto che cambiamo la scaletta, di Paolo Bosisio. Paolo Bosisio è una persona stupenda. Lui è, io potrei anche dire, che lui è il teatro vivente in Italia. Professore, alla cattedra alla Sala di Milano, relatore di tesi di laurea di mia moglie, io ho seguito i suoi corsi al piccolo. Lui è un maestro, lui è veramente una persona che vive il teatro, lo ama da quando era piccolo, ma il pubblico lo conosce per un altro motivo, il grande pubblico lo conosce per un altro motivo, e lui è riuscito a portare cultura, divulgazione scientifica, usiamo anche questo termine, in un reality un po' particolare. Vediamo il contributo di Paolo Bosisio. Lo ringrazio in modo particolare perché è uscito dall'ospedale pochi giorni fa, ieri, e nonostante questo è venuto qua. Come ho detto, la cultura è anche questa. Grazie al professor Bosisio, amico Paolo. Eccoti qui. Ce l'abbiamo fatta. Sì, anche i presidi ogni tanto bucano una gomma e la gomma va cambiata, l'hanno cambiata ieri, no, non l'hanno cambiata ieri, l'hanno cambiata 8 giorni fa e ieri sono fuggito dall'ospedale, non sono in formissima come vedete, ma non è stata mai una mia volontà quella di mollare di fronte a nulla e contro il parere della mia amata moglie che assolutamente non voleva che io venissi stasera e che diceva vado io, ripeto, prego, ho detto no, ci andiamo, però adesso ho chiesto di anticipare un po' la mia presenza perché ho la sensazione che la mia resistenza fisica sia un po' alla fine. Due sole parole per dire che tanto ringrazio Luciano e Francesca che sono stati in due posti diversi miei allievi, bravi, belli e indimenticati, però sono stati due dei miei circa 16.000 allievi, 16.000, che ho avuto nella parte della mia vita che ho dedicato all'insegnamento del teatro, perché sono partito volendo far l'attore, ho capito che non mi piaceva far l'attore di teatro, allora ho fatto un po' il regista, poi ho fatto il regista in televisione, poi ho deciso che fare i figli, per mantenere i figli bisognava guadagnare tutti i mesi, ho fatto il professore e poi mi sono messo a fare il regista d'opera, sono 25 anni che faccio il regista d'opera, e per finire qualche anno fa mi hanno chiesto di nuovo di far l'attore e ti posso comunicare stasera che oggi mi ha chiamato la produzione di Ricky Tognazzi che mi vuole nella sua prossima e questo è importantissimo e non faccio il preside, ma questo è importantissimo perché la televisione ha aiutato il cinema, ha aiutato a far parlare ancora e a portare personaggi straordinari. Io ti voglio fare una domanda, Paolo, ma fra tutti questi allievi del collegio, quando siete lì che insegnate a loro, ma la materia di storia del teatro non hai pensato di provare a proporre? Come saprete, nella scuola italiana non c'è spazio per il teatro, non c'è mai stato, ma siccome siamo un paese che di arte si occupa poco, qualche anno fa, 2 o 3, hanno cancellato anche le pochissime ore residue di storia dell'arte. Di musica non ne parliamo, a parte di però le elementari, cosa volete che proponga la storia del teatro? No, no, io di cui mi diverto a dimenticarlo il teatro, vedete, ma avete visto lì come ero fra l'ironico e l'incazzato con una delle famose gemelle Fazzini che mi hanno fatto vedere i Sorci Verdi. Ecco, tenete conto, i ragazzi sono in reality, noi non completamente, ma quella scena che avete visto mi è stata suggerita, credo con 7 parole, dall'autore che mi ha detto punirla, non cacciarla, farle prendere paura, fine. E lì è quello che è uscito, quindi è divertente assai. Veramente, e sapevo che avessi puntualizzato questa con un'altra cosa. L'arte, come ha detto prima la grande artista Pizzoli, l'arte è nel cuore degli italiani, dobbiamo tornare a scavare nel nostro cuore, nella nostra tradizione, nella nostra cultura e farla tornare a parlare. Grazie Paolo. Grazie Luciano, grazie a tutti, grazie per essere stati qua. Il premio lo diamo a tua moglie. Grazie ancora.